Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale della Gang del Tubo. Io sono Enzo e oggi ci ritroviamo sul gioco di carte collezionabili dei Pokémon online. Il video di oggi ha da essere epico perché il video di oggi tratta la creatura leggendaria di cui abbiamo trattato un po' di episodi fa. Se vi chiedete di quale creatura sto parlando è chiaro che avete problemi perché non potete non conoscere la leggenda del porcazzo. Il porcazzo che è tornato un pochino più forte, ma purtroppo il deck per i Pokémon che usano, comunque per il target che ricopre, è quello che è, non è un deck competitivo, ma noi ci divertiamo a giocarlo, quindi vai col porcazzo 2.0. Avversario trovato è un tipo lotta. Purtroppo Raichu soffre il tipo lotta, questo fa male col porcazzo, va molto male, ma noi siamo potenti e quindi ce la giocheremo lo stesso. Se iniziamo noi e iniziamo male, ho scelto anche di mettere un asso tattico, come vedete, mega recupero. Mi sono accorto che non ci sono gli Elisio, questo può andare molto molto male. Elisio serve sempre, però pazienza, farò qualche modifica per il porcazzo 3.0 che sarà il deck definitivo della storia forever and ever. I Pokémon base vi assicuro che ci stanno perché abbiamo 4 Eevee, 4 Pikachu e 2 Jirachi, infatti arriva tutto adesso e ce la giochiamo così. Sarebbe fantastico pescare un'energia elementale, però non è male quello che ci è entrato adesso. Col posto allenatore conto di prendere Acromio o Colette e con Jirachi mi prendo l'altra delle due convenzionato, così ho panchina lunga e possibilità al turno successivo di pescare una marea di carte. Vediamo un po' che succede. Ho anche Remoraid grande. Posto allenatori, vediamo un po'. Ci arriva il campo aereo che in realtà avevamo già in mano, quindi poca roba. A questo punto comunque prendiamo Colette, non mi interessa. Potrei anche aspettare e prendere... Sì, forse ci conviene, dai. Cioè, in realtà, questa è una cosa che non va fatta. Quella che ho appena fatto. Le carte vanno giocate esclusivamente quando servono. La level ball, se adesso ce la fa rimischiare Octillery, è andata perduta. Occhio a quello che si fa. Perché si rischia di sbagliare. Con Ornella, tira su. Vediamo un po'. N è scongiurato, però questo è già una cosa. Intanto mi sono accorto che ho proprio il sole in faccia, però a smorzarlo un attimo con le tende non è manco tanto per me, cioè a me dà fastidio, però in più magari, ecco, forse sto vedendo l'inquadratura e credo che per quanto insomma c'è comunque una lingua di tenda che non copre il sole, purtroppo. Mi è volato un pezzo, ma forse... Ok. Intanto ci arriva un'energia fuoco, comunque potremmo far evolvere Eevee, però perderemmo la possibilità di... Ah, bellissima questa carta. Fermo. Facciamo le cose con ordine. Io me la rischio. Sono un amante del rischio, lo faccio. Non fa niente che non attacchiamo. Questa cosa potrebbe farci perdere la partita, lo dico da adesso. Ok, mano abissale. C'è una cosa che non serve, però è per la mia sfida giornaliera, quello è il punto. C'è arrivato sia Acromio che Colette. Io a questo punto mi gioco Colette e metto in campo tutti i Pikachu e i Eevee della storia proprio, che sono finiti, che ovviamente Jirachi non si può aggiungere a questi due. E quindi entrate voi due in campo. Niente, fine turno.
Allora, questo 90 fa. Ah, ok. Quindi in pratica, se esce testa, ci ha shottato il primo Pikachu. Lettera del prof. Allora, le cose sono due: o non hai energia, o semplicemente mi stai trollando. Lui ha già segnato Timbur, che in un certo senso è quello che speravo. Col tonico fai evolvere Timbur in Gurdur? Sì, ovviamente, a meno che non fai evolvere Groudon in Archeogroudon. Sarebbe un turno sprecato clamorosamente, a mio avviso. E così facendo. Ok, non cambia la sostanza. Pikachu potrebbe resistere al colpo. Poi l'aiuto se lo gioca con Anemone. Costruito un po' a cacchio il deck dell'avversario, a mio avviso. Però non si sa mai. Ok, ci toglie lo stadio, quindi noi li rinunciamo in questo caso a Eevee, direi. Speriamo che non esca testa, perché se esce testa perdiamo un altro Pokémon. Ok, perfetto. Allora, mano abissale non ce la giochiamo ancora. Confido che avremo due Raichu, è un po' audace da pensare. Vabbè dai, giochiamola su sto Pikachu. Prendiamoci un rischio. Il rischio ha pagato perché in effetti ci è arrivato lui. Poi potremmo giocarlo subito a Chromio oppure aspettare. Io direi che aspettiamo perché tanto questo Gurdur è storia antica e spero presto anche il Groudon. Arriva Jirachi X. Perfetto, perfetto, perfetto. Siamo in una posizione di vantaggio ottimale. La situazione di vantaggio ottimale è un po' una sovra struttura linguistica che non serviva, ma ora ci interessa la partita comunque. E direi che abbiamo vinto. L'avversario quitta. Porcazzo 2.0 ha comunque sconfitto un deck del tipo debole e io ho fatto i danni col tipo fuoco, per quello che vi dicevo, anche un KO. Bene, detto questo, io direi che posso salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Dunque, ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao!